Nando Alzotto, Modena è una terra molto cara ai brasiliani, benvenuto al Palapanini. È sempre un piacere essere qui, siamo da una settimana in Italia, abbiamo fatto un po' di giro, però come base abbiamo scelto di stare a Modena perché, anche perché conosciamo già tanta gente, per cui abbiamo visto un paio di partite, sempre molto interessante. Sei il nuovo CT di una nazionale che negli ultimi decenni ha vinto e stravinto tutto, entusiasmando. Che cosa ti aspetti dalla tua nuova avventura? È una sfida abbastanza molto grande. E sostituire Bernardo non è per niente è facile, anche se lui sarà insieme a noi, no? Lui farà come un supervisore tecnico, e per cui mi lascia più tranquillo anche, no? Ma è una bella sfida e per questo motivo sono qua, per vedere questa quarta di finale in Italia. È sempre molto bello essere qui per imparare, per vedere che cosa c'è di nuovo, come stanno principalmente i giocatori brasiliani che si trovano nel campionato. Ti hai guardato in particolar modo dai tuoi brasiliani qua in Italia e che impressioni hai avuto? Ma mi dispiace che João Rafael e Thiaguinho non sono andati più avanti, ma ho visto Vissotto, ho parlato anche con lui, ho visto Cadu, Barreto, David, Thiago Alves, anche sono dei giocatori che hanno giocato con me in Brasile, nella CIMED, però mi è piaciuto, ho visto delle belle cose, speriamo adesso più avanti scegliere di forma giusta, di modo a non sbagliare. Senti, si va verso Tokyo 2020, un nuovo ciclo olimpico, cambierà di tanto il tuo Brasile? Ma sempre dopo l'Olimpiada è sempre un momento da ripensare, vedere chi è ferma, chi ha voglia ancora di rimanere, ma sicuramente l'unico che ha detto già apertamente che smette è Serginho, no? E abbiamo una buonissima nazionale, appena vinto l'Olimpiada, per cui è da dare continuità al lavoro che fino adesso è stato sempre un lavoro bellissimo che Bernardo e la sua CT ha fatto, per cui non c'è tanto da cambiare, no. Dobbiamo continuare a lavorare tantissimo per vedere se riusciamo almeno a essere vicini a tutto quello che ha fatto Bernardo fino adesso.